Ben trovati a tutti. Buongiorno. Mi trovo oggi in compagnia di Lorenzo De Bonis, titolare di Bizzarrie, strutture per tutto. Conosco Lorenzo da tempo, so come lavora e vedendo le sue strutture diciamo che ci è nata contemporaneamente un'idea. Diciamo che nascerà una collaborazione insieme dove MF Merletto realizzerà dei nuovi disegni stagionali su un libricino dove verranno indicate tutte le indicazioni per realizzare i nuovi gioielli, così per dare una svecchiata a quest'arte antica per coinvolgere sempre più persone. Esatto, le strutture di Lorenzo, ben curate, ben fatte dall'esperienza che Lorenzo ha nell'arte orafa, verranno impreziosite dalle vostre mani e da gioielli realizzati da voi con un disegno che avrà le caratteristiche di essere molto semplice, perché più il gioiello è semplice più è bello. Il lavoro fatto a tombolo rafforza la struttura di Lorenzo, quindi il tutto sarà raccolto in un fascicoletto MDF Merletto appositamente disegnato sulle strutture di Lorenzo. Così non avrete più problemi nel chiedermi disegni e ben grati alla collaborazione andremo avanti insieme. Grazie. Grazie a tutti e ben trovati. Ben ritrovati. Durante Valtoppina 2018, un evento e una manifestazione che si tiene in Umbria ogni 2 anni, quest'anno avevamo lo stand, noi di MDF Merletto, proprio vicino a quello di Bizzarrie, di Lorenzo De Bonis. Ci è venuto in mente ad entrambi di poter creare una collaborazione. Collaborazione tra le sue strutture in metallo e i nostri disegni, in modo da creare il 23esimo fascicolo MDF Merletto dedicato ai gioielli. Gioielli che questa volta, rispetto ai precedenti fascicoli di gioielli di MDF Merletto, vanno a collocarsi all'interno delle strutture di Bizzarrie. All'interno del fascicolo troverete 27 disegni che si vanno a fissare alle strutture di Lorenzo, strutture circolari, triangolari, rettangolari, quadrate e mezzaluna e a forma di stella. I disegni sono più semplici, di media difficoltà e anche abbastanza elaborati per le persone più esperte. Tutti gli elaborati che troverete nel fascicolo sono stati realizzati da 2 bravissime merlettaie, la signora Anna Maria Paci di Offida e la maestra di Merletto Rosalba Mariano. I manufatti sono stati disegnati e su quel disegno è stato realizzato il gioiello che poi è stato fotografato e riprodotto all'interno del fascicolo leggermente ingrandito per consentire a tutti voi di poterlo realizzare al meglio. Spero che il fascicolo vi piaccia, vi invito ad iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, se desiderate acquistare il fascicolo potete cliccare in basso, vi accederete alla nostra pagina del catalogo online e potrete ordinare direttamente da lì. Con questo vi saluto e vi auguro buon merletto!